Ragazze, ciao ragazzi, bentornati a tutti nel mio canale. Questo è uno dei rarissimi vlog che ci sono, ma ieri ho avuto una giornata tipo scioccante. È stata veramente una giornata molto lunga, molto faticosa a Milano. Ho avuto un evento e non è stata così sicuramente per l'evento, ma per tutta una serie di cose. In effetti mi sono anche molto sfogata su Instagram, quindi se mi seguite su Instagram avete visto insomma che è stata molto pesante per me come giornata. Oggi non ho sinceramente voglia di lavorare. Ho deciso di dedicarmi a me e quindi ho deciso proprio di uscire. Aspettate, mi giro che magari la luce è migliore. Volevo andare a vedere due o tre cosine in centro, quindi ho pensato, potrei portarvi con me. E insomma, ragazzi, usciamo insieme. Devo andare a comprare una, cioè non la devo nemmeno comprare. Volevo andare a vedere, valutare una cosina. Scommetto che già sapete cose, cioè comunque il tema generale. E insomma, andiamo a vederla insieme. Prima però ragazzi, cioè faccio una cosa molto poco social. Hanno cambiato la ricetta della mia salsa preferita. Ragazzi, sono indignatissima. Doveva essere una mousse di rucola ed è leggermente piccante. Comunque mi sono resa conto che mangiando mi porto il panino qui e poi me lo mangio, cioè, come salsina. Quindi in sostanza, insomma, oggi mangerò una schiacciatina di rucola e grana, prosciutto arrosto e del fondotinta Inglot che mi hanno mangiato ieri praticamente dei campioncini. Io non lo conosco questo fondotinta, sembrava molto luminoso, abbastanza coprente, ma me lo sto mangiando quindi non so come sarò a fine giornata. Sono in stazione ad aspettare il mio treno che mi porta a Firenze Centro. Come vi dicevo, ieri è stata una giornata abbastanza strong per vari motivi. Il primo è che dovevo andare alla stazione a prendere un treno alle orario e ovviamente due autobus hanno saltato la corsa e di conseguenza poi io ho chiamato un taxi, ma questo taxi è arrivato dopo le mie aspettative e di conseguenza io ho perso il treno. E quando sono arrivata sul taxi, per il nervoso, perché ho provato a cambiare anche treno via telefono ma non ce l'ho fatta, ho perso i soldi, quindi per il nervoso mi sono scoppiata a piangere sul taxi. Succede, vabbè, quando uno è troppo nervoso ha l'ansia, sa, comunque del partire può capitare, siamo umani. E devo dire che stress, pianti, sudore, corse mi hanno fatto volatilizzare il fondotinta, che Armani Maestro, insomma, l'ho pagato una bella cifra, e il mascara di Clio e il Dark Love, quindi una cosa che non aspettavo. Ok, chi aveva dubbi? Allora, tutto parte da lei. Questa è la nuova palette Huda, come vedete costa 65 euro, e allora da dirla, ci sono due ombretti qua dentro che mi fanno impazzire. Uno di questi è Trogredo, insomma, come si pronuncia. Adesso però io so che, cioè, ho visto che di questo ombretto ci sono molti ombretti simili, quindi li voglio paragonare per vedere qual è quello che mi piace di più, compreso questo. Questo è l'ombretto e come vedete ha una base marroncina metallica cangiante sul turchese verde. Intanto c'è questa collezione di Urban Decay, dove c'è lui, però come vedete è un ombretto 22 euro. Comunque è sempre molto simile, adesso lo proviamo subito. Molto 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 simile, più luminoso, più glitteroso, forse un filo più eccessivo. Vabbè, ora vediamo quello becca e lo confrontiamo. La palette in questione è lei, ha un prezzo di 45 euro. C'è da dire che sia lei che l'ombretto di Urban Decay hanno in questi giorni lo sconto del 20, e quindi adesso vediamo questo ombretto qui. Per assurdo è quello che si capisce meno, ma solo perché confrontato insieme agli altri, perché in realtà anche questo ha un bel effetto cangiante. Sono alla luce del sole, quindi qui si dovrebbe vedere un po' meglio l'effetto, e in effetti quello becca adesso inizia a venire fuori. Purtroppo quello becca è proprio accanto agli Urban Decay, che è il più strong, e quindi veramente sparisce, però in realtà l'effetto c'è ed è anche abbastanza bello. Ho lasciato la protezione solare a Niccolò e adesso cerco l'ombra perché ho paura di scottarmi. A me vengono sempre eritemi e quindi sono fan delle grondaie come i piccioni. Oltretutto so che colori simili a questo mi è venuto in mente perché sono entrata da Kiko e ho detto chissà
ovviamente non c'è nulla. Però so che colori simili ci sono anche, c'è un colore simile a questo qui, c'è anche di NYXPM e di Inglot. Ieri ero a Milano e sono passata da entrambi gli store, ma devo essere sincera, mi sono dimenticata di guardare. La giornata di ieri non è da stenderci un velo pietoso, ma un cambio di stagione intero, quindi niente, non ci ho minimamente pensato. A Firenze non ci sono Inglot e NYXPM, quindi vado a confrontare solamente questi colori che vi ho detto. Vediamo, adesso andiamo allo store MAC, così che ho ancora i colori nella mano freschi. Sai quando vuoi andare a prelevare e scopri che il tuo bancomat non esiste più? Più o meno io mi sento così, morta di sete, senza l'euro, per poter andare a prendere la bottiglina d'acqua. Molto molto bene. Vediamo se questa vista mi fa stare un po' meglio, visse da un po'. Ciao Firenze! Allo store MAC non hanno quel pigmento, quindi io non posso assolutamente fare questo paragone perché non ce l'hanno né in forma di tester né da vendere, e quindi rimango così e si vede. Questi tre alla luce del sole, che effettivamente quello centrale sì, è il più appariscente, sembrerebbe il più bello, ma bisogna vedere quanto sia portabile. Ragazzi, sono morta di sete, non c'è più il mio bancomat, è tipo 30 centesimi in borsa. Io realmente bevo 2 litri di acqua al giorno e mi sento disidratatissima. Sono stata da Queen, ho cercato un ombretto simile ma tra i brand un pochino più alti di prezzo, non c'è assolutamente niente che nemmeno si avvicini. Allora, io qualcosa l'ho preso. Secondo voi? Che faccio? Spizzico, lo sapete già. Prometto, non compro più niente fino a settembre. Lo prometto, lo prometto. Però, cioè, era proprio bella. Io ho sbagliato treno, cioè lì c'era scritto prossima fermata Faenza, non è vicino casa mia. E adesso sono scesa a fermata San Marco. Non è che io sappia di preciso quale sia la fermata San Marco, ma non è Faenza. Questo già mi sembra un ottimo traguardo. Adesso esco da qua. Vi ricordo che sono morta di sete. Vediamo di capire dove sono, ragazzi. Forse ho capito dove sono, forse non sono troppo distante. Perché mi è vibrato? Ah, c'è il telefono qua dentro. Dicevo, perché mi è vibrata la busta di sé. Cioè, la mia vergogna è fermare la gente e chiedere scusa dove sono. Mi sentirei veramente un po' in imbarazzo, ma... cioè, davvero io non ho capito in che quartiere... Ah, forse ho capito. Ho capito dove sono e va benissimo perché sono a... una mezz'oretta da casa a piedi. Adesso la tentazione è tipo gettarsi e bere questo corso d'acqua. Chi è questo biondino? Amore! Ciao! Ciao! Mamma! Ti sono mancata? Più di un litro fatto fuori in un sorso. Vi racconto la mia scelta, un po' stile uomini e donne, no? La mia scelta. Allora, alla fine ho preso la Desert Dusk di Huda Beauty. L'ho presa, sì, costava effettivamente tanto per essere una palette occhi, no? Sì, mi trucco, ma nemmeno tipo c'ho un evento al giorno da giustificare tutti questi ombretti colorati. Però sto riprendendo dal caldo, scusate. Vi racconto un po' la mia scelta. Anzi, la racconto aprendo questa con voi, perché così almeno la vediamo insieme. Allora, questa è la palette, veramente veramente prezioso il packaging, e io sono ragazza pazza per il packaging. Questi sono gli occhi di Huda Kattan. Perché ho preso questa palette alla fine? Fra i tre swatch, chiamiamoli col proprio nome, anche se io non sono una che chiama
i pasticci swatch, ma in effetti di questo si tratta. E ve li posso, vediamo se riesco a reincollarveli qui da qualche parte. Diciamo che il colore di Huda Beauty era forse la via di mezzo più bella, perché quello di Becca, sì, visto da solo forse poteva essere un po' carino, ma diceva poco. Quello di Urban Decay probabilmente era anche troppo, non so, da tutti i giorni. Io mi trucco specialmente di giorno perché la sera dove vado, quindi forse da tutti i giorni, sì, effettivamente forse era poco portabile. Quello di Huda era nettamente il più bello. Apriamo la palette, ragazzi, aprire le cose con una mano, eccola qua. Quindi vi dicevo perché l'ho presa, sostanzialmente per, sì, vabbè, ci sono dei colori che sono particolarmente pazzeschi, come vabbè lui ormai abbiamo capito, mi era piaciuto tanto. Celestial è molto molto bello, sinceramente mi piace anche molto Royal o Royal, o non lo so. Angelic è bellissimo, ma secondo me io ne ho uno identico. Probabilmente l'ho presa anche perché mancavano completamente gli arancioni. Io in questo momento, ciao, ho questo colore di capelli ramato, che non ho intenzione di cambiare per un bel po' di tempo, e di conseguenza, eccomi, e di conseguenza non, cioè, penso che questi colori qui siano proprio i miei. Io, come vedete, non ho molte palette. Ho la Dreamy di Nabla, First Love di Clio, e poi ho dei colorini che ho scelto io di Nabla un bel po' di tempo fa ormai, ma come vedete sono tutti quanti sui toni del rosa, del viola, più questo che è un top coat, quindi praticamente non ha colore, sono solamente degli sbrilluccichini generici. Poi vabbè, ho questi ombrettini qui che li ho presi in un outlet Pupa, quindi vabbè, pagati tipo 2 euro l'uno. Come vi dicevo, il colore Angelic penso di averlo, comunque se non simile uguale, ed è il Vanitas di Nabla. Come vi avevo detto, sono pressoché identici e faccio veramente fatica a riconoscere l'una dall'altro. Quello di sinistra è di Huda Beauty, ecco, mentre quello di destra è di Nabla, ma cioè, trova le differenze. Per vedere, è quello tra i più usati, vedete c'è il Rose Gold, e il secondo posto c'è Vanitas tra i più usati, quindi comunque è un colore che uso, che sfrutto, quindi quando da qua finirà so che non dovrò riprendere una palette solo per lui. Grazie, come vi dicevo, mi sento comunque contenta, ho speso un po' di più del previsto, forse tanto di più del previsto. Vi ho fatto una promessa, anzi l'ho fatta a me stessa: fino a settembre non compro assolutamente più nulla, quindi questo vuol dire tipo che il primo settembre avrò una shopping bag di queste dimensioni. Comunque vi dicevo che i colori sono molto particolari, non li avevo. Il problema è questo, che non ero nemmeno io convintissima di prenderla, perché effettivamente, come vi dicevo, il prezzo è alto. Da quando l'ho vista, con quei colori, con quelle sfumature, vabbè, era particolarmente pazzesca. Vi dico solo che il primo giorno, quando l'ho guardata, non riuscivo più a lavarmi la mano perché ero ossessionata da questi colori, e poi i giorni seguenti cercavo sempre di o replicare quei colori con quelli che avevo io, oppure tipo, che ne so, vestirmi e dire oddio, ci sarebbe benissimo un make up così, però non lo posso fare perché non ho quei colori. Quindi effettivamente iniziava a montarmi un po' di desiderio, ecco. Quindi ok, mi sono tolta lo sfizio, promesso non lo faccio più. Questa è la mia piccola giornata di super shopping, oh mio Dio. Spero vi siate divertiti, alla prossima, ragazze.